Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, questa sera c'è tanta carne al fuoco ragazzi, tanta carne al fuoco, perché come saprete, e se non lo saprete ve lo dico io, sabato non si giocherà la partita tra Ascoli, tra Pisa e Ascoli, Pisa insomma, non si giocherà perché purtroppo, perché diciamo così non verrà disputata la gara a causa Covid, perché in casa dell'Ascoli sono stati trovati positivi parecchi giocatori, e nel senso, quindi la società dell'Ascoli ha chiesto il rinvio e la Lega Professionisti Serie B ha accettato giustamente il rinvio, quindi la gara è stata posticipata al 22 novembre alle ore 21, che è una domenica. E niente, queste sono le ultimissime, diciamo così, sono stati trovati parecchi giocatori. Qua si legge il club bianconero, scrive sul proprio sito l'Ascoli Calcio 1809 Football Club, comunica che mister Bertotto e quattro calciatori sono risultati positivi a Covid-19 dopo l'ultimo test naso faringeo effettuato al gruppo squadra. Salgono dunque a 12 positivi in casa Ascoli, l'allenatore, 9 calciatori e 2 componenti dello staff. Quindi i tesserati sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni, come da protocollo medico-sanitario. La sfida tra Pisa e Ascoli era prevista nel calendario sabato alle 14 all'Arena Garibaldi. Bene, questo è, diciamo così, in sintesi, in breve, il comunicato. E niente, e quindi dovremo aspettare domenica 22 alle ore 21, se non erro. Sì, esatto, questo diciamo così sono le ultime. Bene, e quindi domani comunque voi sapete, no, io di solito giovedì faccio una premier per quanto riguarda il venerdì poi con me ci sarà Matteo e andremo ad analizzare meglio un po' queste situazioni. Questo diciamo così è una news, no, vedete anche sotto alle breaking news io ho scritto diciamo quello che è. E poi la seconda novità, diciamo così, che dall'inizio del campionato di ritorno verrà inserito il VAR anche in Serie B. Oggi si sono riuniti, diciamo così, dice, a partire dal girone di ritorno anche in Serie B ci sarà la VAR. Lo ha deciso l'assemblea della Lega B in videoconferenza con la presenza di tutti i club, quindi in toto, quindi tutti i rappresentanti dei club della società di Serie B. È una decisione epocale, insomma, e via, insomma, che rende poi la Serie B alla fine insomma una cosa un po' più appurata, seria, insomma, ecco, per quanto riguarda tutti gli episodi, no? Sapete che ce ne sono, siamo alla sesta di campionato, ce l'abbiamo alla settima, ma di episodi ce ne sono stati a non finire, a iosa, diciamo così. Quindi ora vediamo se finalmente con questa VAR riusciremo a dare una quadra, insomma, a questi errori arbitrali, insomma, tra virgolette, perché voglio dire, ora poi si sa, insomma, l'errore è umano. Si sbaglia tutti, io in primis, ragazzi, voi lo sapete, per carità, e si sbaglia perché si sbaglia, poi alla fine uno dice va bene, è sbagliato e va bene così, insomma, ecco. E quindi anche gli arbitri sono persone umane, quindi sono soggetti all'errore. Poi va bene, ci sono quegli errori veramente, va, insomma, e va bene, lasciamo perdere, ma andiamo a cercare chissà cosa, insomma. Non andiamo a cercare Maria per avere, ragazzi, come dico sempre io, perché insomma, e va bene. E quindi anche su questo domani ci sarà sicuramente un dibattito aperto con voi, perché lo sapete, no, io metto la chat in linea e quindi discuteremo insieme anche questa nuova, insomma, questa novità che sarà, ripeto, introdotta quando verrà ripreso il campionato di Serie B, quindi dopo la sosta, diciamo così, natalizia. Poi quest'anno chissà così sarà il natalizio. Va bene, chiusa la parentesi. E niente, poi per quanto riguarda, io volevo riprendere un attimo il discorso Vicenza. Ragazzi,
Sì, qualcuno mi ha detto il video non è stato come alla tua solita cosa. Ragazzi, ma cosa volete che vi dica? Cosa volete che vi dica? Che il portiere non c'è? Cosa volete che vi dica? Io l'ho detto, voi lo sapete, no? Ormai mi conoscete. Io sono per le cose, prima di tutto, mi reputo una persona sportiva. Voi lo sapete, io quando commento le partite, cerco di essere il più sportivo possibile. Cioè, non mi piacciono a me, voi lo sapete, non mi piacciono offese, non mi piacciono. Quindi, quello che. E poi io diciamo così, vengo sul canale e cerco di spiegare le cose come in realtà svolgono i fatti. Benissimo, detto questo, cosa volete che vi dica? Che il portiere Perilli, sul primo gol, è andato a prendere le mosche? È andato a prendere le mosche. Perfetto. Che dobbiamo fare? Dategli un po' di DDT, magari così le mosche, ma cosa volete che vi dica? La seconda rete, voglio dire, causata da Pisano, anche Pisano, dopo 3 minuti, cioè, rimedio l'ammonizione, dopo 3 minuti un'altra ammonizione si fa buttare fuori. Voglio dire, ma cosa dobbiamo fare? Entra con i piedi a martello, cioè, ragazzi, veramente, è una cosa veramente oscena. La punizione è. Perilli non sa neanche come si fa a mettere, cioè, a imbastire cioè, voglio dire, una barriera. Io non lo so, ma cosa dico? Volete che vi dica questo? Ve lo dico. Voglio dire, non sa affrontare una difesa, cioè non sa impostare una difesa. I ragazzi dietro si vedono spaesati, perché Gori era un tipo. Ragazzi, parliamoci chiaro, nel calcio la difesa è, diciamo così, il padrone della difesa, il regista vero e proprio della difesa è il portiere, ragazzi. Voglio dire, è da quando è nato il calcio che è così. Poi se lo vogliamo stravolgere, lo possiamo anche stravolgere, ma alla fine è il portiere che, diciamo così, ha l'ultima parola per quanto riguarda la difesa. Mi spiego? Penso che sia chiara la cosa, no? Ok. Quindi te mi metti su una punizione al limite, in quel modo lì mi metti una bombardiera. Uno. E infatti anche Kevin l'ha commentato, io mi trovo perfettamente d'accordo con lui. Fabio, lo sa benissimo Fabio che io, voglio dire, quello che dice per me, cioè, ci troviamo sempre d'accordo. Ringrazio Gabriele per il commento, ringrazio, ma insomma, vi ringrazio tutti ragazzi, vi ringrazio tutti dei commenti e dei sostegni. Stato anche un tifoso del Pescara, sì, e mi trova perfettamente d'accordo. Grazie di essere venuto, di aver commentato. Grazie di seguirmi perché a me fa piacere essere seguito da persone che da sportivi. E giustamente credito le due difese, sia del Pescara che del Pisa. Sì, le due difese del Pescara e del Pisa sono quelle che sono. Hai perfettamente ragione. Andate a vedere nei commenti. Adesso a memoria non mi ricordo il suo nome, ma lo trovate nel commento. E quindi sì. Io gli do perfettamente ragione. Io saluto Paolo, ringrazio anche Paolo. Io ringrazio tutti, YouTube, di Empoli, che è bravissimo, bravissimo ragazzo, viene qua, commenta, obiettivamente quello che è. Ragazzi, è bello perché, cioè, voglio dire, il gioco del calcio è bello perché devo unire, insomma, alla fine io l'ho sempre detto, insomma. Ecco, deve avvicinare un commento, una cosa. Cioè, fa sempre piacere, cioè, nel senso, obiettivo, serio, sereno. Voglio dire, e quindi siamo arrivati alla punizione. Sulla terza rete, che dire? Un Perilli immobile, un Benedetti. No, non mi ricordo. Non era Benedetti, vabbè, che non è riuscito a. Insomma, l'ha presa col ginocchio, la palla comunque entrata. E poi l'ultima rete è andata. Solito Perilli, la prende, invia male, insomma, è andata a cercare Zanzare, non so cosa andava a cercare, insomma, difesa ferma. Fortuna nostra ragazzi, che quest'anno alla fine noi abbiamo un attacco che veramente, poi mi è piaciuto, ripeto, mi è piaciuta l'impostazione Pido dietro a Marco Emasu. Mi è piaciuta veramente. Hanno veramente il mister ha cercato, ma secondo me ha azzeccato la cosa. Poi domani comunque ne parleremo insomma più nel
del dettaglio, insomma, ecco, di questa cosa. Mi è piaciuto, bravissimo Gooker, perché è stato detto ma Gooker è rimasto un po' fermo. Ragazzi, Gooker ha dato il suo, era 16 metri, insomma, più o meno 16 metri uno e 14 metri l'altro, ha tirato due siluri, ma meno male, ma meno male, ma perché sennò era persa anche sabato la partita, ragazzi, cioè, ben essere chiari, cioè, voglio dire, facciamo scimento locale, perché cioè, con questo portiere, ma io non perché dici ma te ce l'ho, ma io non ce l'ho con Perilli, io non ce l'ho con nessuno, e io valuto obiettivamente la cosa. E uno dice ma Loira ora comunque sia questa settimana sarebbe stato out, quindi non avrebbe potuto comunque giocare contro l'Ascoli. Ora la partita è stata rinviata e magari lo recupereremo, sempre se il mister, io non capisco D'Angelo cosa abbia visto in questo portiere, cioè, io non lo capisco, ragazzi, ditemelo voi, perché io non ci arrivo, non lo capisco, non lo so cosa abbia visto o cosa Gemmi abbia visto in questo portiere, non lo so, veramente, non riesco a capirlo, cioè, ma io dalle prime battute, detto anche, cioè, voglio dire, ma non lo so, ma cosa ci hanno visto in questo portiere? Non lo so, vabbè, comunque sia, forse magari mi sbaglio io, non lo so, ragazzi, commentate, comunque, basta per questa premia, ripeto, questa è una premia per domani, e valuteremo meglio, veramente, analizzeremo allora più nel dettaglio quello che è successo nella partita e quelle che sono le novità che ho appena detto. Va bene, ragazzi, ricordatevi una cosa, che qui sul canale troverete sempre le news, io come ci sono delle news, farò subito un video e vi terrò aggiornati per quanto riguarda, insomma, campionato e novità, eccetera, eccetera. Va bene, che dire? Niente, io vi rimando a domani, alle 21, sapete, no? Io poi metterò la locandina, ovviamente se ci fossero dei problemi non troverete la locandina, e quindi a quel punto saprete che non vado in onda magari per qualche problema, ma insomma, linea di massima in teoria dovrebbe, cioè non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda la diretta. Bene ragazzi, non vi trattengo oltre, ripeto, queste sono una premia, domani andremo a analizzare insieme a voi, quindi io mi raccomando, ribadisco, ragazzi, numerosi domani, perché parleremo, insomma, di quella che è stata la partita per meglio del Vicenza, poi parleremo ovviamente la partita con l'Ascoli, è stata rinviata, ormai è ufficiale, e poi andremo a vedere, insomma, questo VAR che sarà inserito, introdotto subito dopo, cioè appena riparte ed è nel girone di ritorno. Bene, se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e vi ricordo una cosa, ragazzi, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.